Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Tana degli Scacchi. Signori, siamo qui in compagnia di Scacchina. Perché siamo in compagnia di Scacchina? Perché ci sarà un motivo per questo. Una sorpresa verso la fine del video. Ma di chi parliamo oggi? Oggi parliamo del ritorno di Hans Niemann, signori, ai tornei. L'adepto della setta di Guru PayPal, l'allievo di John Griffith, che era sparito dalla circolazione, non era più stato invitato ai tornei di punta, ai tornei tops. Però, secondo me, lo stanno bullizzando. Un giocatore che ha 2710, che non è stato invitato al torneo negli Stati Uniti che hanno fatto di recente. Non è stato invitato al Tata Steel, non è stato invitato a fare match, ad esempio con Vincent Kemmer. Anzi, era stato invitato, poi lo hanno, con qualche scusa, lo hanno, diciamo, rispedito al mittente. Da quando c'è stata la diatriba con Carse, nessuno ha il coraggio nei tornei top di invitare Niemann, perché ha paura che poi non venga più Carsen, Nakamura e Nepomniachtchi, tutti quelli che hanno accusato Niemann di barare, signori. Ma questo ragazzo, secondo me, prima o poi sarà obbligato a farsi invitare, perché se continuerà a salire di Elo entro un paio d'anni arriverà a 2760-2770 e quindi a quel punto lì non ci sarebbe più il motivo di non invitarlo, ok? Hans Niemann adesso giocherà qualche torneo Open. Questo è il torneo Open giocato a Menorca in Spagna, signori. Menorca e Maiorca, le due isole nel Mediterraneo. Un torneo tosto perché insieme a Niemann giocavano Gukesh, Van Foreest, Pranev, tantissimi indiani potentissimi, incredibili, signori. 9 turni, scusate, 9 turni. Primo turno. Adesso andremo a vedere soltanto i turni dove Niemann ha vinto. Niemann ha fatto 7 su 9, 6 vittorie, 2 patte e una sconfitta. Andremo a vedere le sue vittorie. Il ritorno di Hans Niemann, signori, per vedere un po' col motore se ha barato oppure no. Insomma, vediamo un po' la sua capacità di meditazione se si è sviluppata in questi mesi di riposo, signori. Bene, primo turno. Hans Niemann col pezzi neri affronta un pepino meccanico spagnolo, un certo Aguado Doncel Fabio Luiz, signori. Comunque è un giocatore di 2189, un fortissimo candidato maestro, non un giocatore di primo piano, quindi Niemann dovrebbe avere vita facile. Però voglio vedere come gioca un candidato maestro o un quasi maestro, insomma, un 2100, 2002 contro un top 2007 in un torneo open, perché sono le mine vaganti di tornei questi personaggi qua, eh. Anche solo con una patta vi portano via 10 punti Elo, è una cosa spaventosa. D4 di Aguado, cavallo F6 di Hans Niemann, signori. Difesa indiana, C4, E6. Niemann vorrà impostare la sua prediletta ninfa indiana. Cavallo C3, vescovo B4. Ninfa indiana di Niemann, signori. Una delle difese più giocate, probabilmente una di quelle che possono dare più speranza al nero anche di vittoria. Iperteorizzata comunque, ai novizi non la consiglio perché veramente le diramazioni sono veramente tante, tante, tante. E3, variante Rubinstein per il bianco, potrà giocare la variante Capablanca, quella più giocata a donna C2 per non fare impedonare il pedone dopo la cattura del cavallo. Ma ci sono anche tante sottovarianti, anche cavallo F3 è interessante. E ci sono anche diversi gambetti che può fare. Ad esempio, c'era il gambetto Romanichin, molto interessante col bianco. Quindi,
bisogna essere preparati. Abbiamo Niemann che schema gioca rocco corto, vescovo di 3, mossa di sviluppo, d5, la variante principale. A me piacevano molto, ad esempio, gli schemi con c5, lo schema col cavallo in c6, ma questo, diciamo, da giocare prima di vescovo di 3. Comunque è uno schema diverso. Il cavallo c3 si gioca su donna c2. Qui potrebbe anche essere possibile, però il cavallo bianco non è ancora stato sviluppato. Generalmente anche questo è un segnale, no? Vediamo. Cavallo c6, vedete, è possibile, ma il problema è che il bianco può scegliere di giocare il cavallo in e2. Col cavallo in e2 questo cavallo fa più fatica, perché lo schema che vuole giocare il nero è con d6 e d5 e appoggiare la spinta. Però qui il bianco potrebbe fare addirittura f4 e potrebbero esserci dei problemi. Comunque si rischia di andare veramente fuori dagli schemi. Ma Niemann lui gioca la variante quella classica, ovviamente. Cavallo f3, mossa di sviluppo, e qui Niemann gioca subito b6. Questa è una mossa rara, una stranezza. Generalmente si gioca nell'ovest indiana. Qui spesso e volentieri si cambia il pedone, oppure si può giocare c5 diretta. Perché questa è una linza indiana dove finché non vi fanno a3 il vescovo non cattura il cavallo, ovviamente, perché bisogna tenere l'inchiodatura. Ad esempio cavallo b di 7 è possibile per poi giocare c5. B6 generalmente la si può fare anche dopo, però Niemann la fa prima, la fa subito. Niemann gioca B6, presa al centro, presa, presa, vescovo in D2, C5, arrocco corto, vescovo in G4, inchioda il cavallo, e qui una mossa veramente assurda. Cavallo e 2 del peppino meccanico. Ma qui si vuol far doppiare il pedone, perché questi, adesso io li chiamo peppino meccanici, ma non è per offendere, rispetto al 2007 ovviamente è un giocatore di categoria inferiore. Forse hanno in testa delle linee che probabilmente non sono molto strategicamente corrette. Cioè, che senso ha adesso? Però vuole prendere la coppia di vescovi al nero. Sì, ma il nero toglie anche la coppia di vescovi al bianco, quindi cioè, rimanete con una doppiatura pedonale, quindi una struttura pedonale indebolita, e non avete neanche più la coppia di vescovi. E Niemann è al volo Niemann proprio. Guardate, secondo me in questa partita ci sarà il guru, no, che lo aiuterà. Vedete, toglie subito la coppia dei vescovi anche al bianco, sta giocando proprio come vanno giocati gli scacchi. Cavolo ci sei, la migliore del matare, ovviamente. Torre c1, mette il torrone per negozio su una colonna aperta. Donna d6 di Niemann, centralizza la donna. Difende anche eventualmente c5, difende c6 e si porta su una buona diagonale. Uno può dirmi sì, però Niemann ha pochi pezzi per attaccare il re. Ma qui Niemann non so se riesce ad attaccare il re, nel senso è una posizione un pochino più tecnica. Vescovo in b1, fantasiosa da parte del Aguado. C4, questa Niemann non l'ho capita. C4 blocca il gioco, però è la migliore del motore. Ecco, queste sono le mosse che vi fanno, che danno l'impressione che un giocatore possa, un giocatore umano possa usare degli aiuti particolari.
Anima non gli ha gli aiuti particolari, da Guru PayPal. Guru PayPal gli ha detto gioca C4. Ma C4. Non so dove voglio andare a parare questa mossa, devo essere sincero. Io avrei giocato Torre E8. Torre F8, scusate. Che succede? Ho cliccato per sbaglio una finestrella, deve essere il guru. Si può essere arrabbiato. Comunque, io avrei giocato Torre F in E8. Anche per cercare di stoppare la spinta di rottura in E4. Comunque Niemann, lui ha il guru, io non ce l'ho, e spinge il pedoncino. Re in H1 sembra una mossa assurda, ma serve per portare il torrone Pernigotti sulla G. Qui adesso Niemann gioca torre F8, torrone Pernigotti in G1, sposta Re Niemann. Però questa non piace tanto al motore. Era meglio continuare con B5. A5, B4, espansione sulla ala di donna. Perché la catena indica comunque un'iniziativa dove dal lato di re verso il lato di donna. Anche il bianco ha la stessa struttura che va verso il lato di donna. Però ha i pezzi più incartocciati, ok? Niemann gioca una mossa sicura, toglie il re dai raggi X. Questa è una mossa che secondo me non è da guru. Questa non è da guru. Torrone Pernigotti in G5, pressione su questo pedone debole, arretrato, ma su colonna chiusa, per fortuna di Niemann. Vuole raddoppiare i torni Pernigotti. Vedete, il peppino meccanico generalmente, io parlo di peppini meccanici dai 2005 in giù, nel senso rispetto ai geni geniali. Poi c'erano anche dei peppini meccanici geniali. John Griffin fondamentalmente era un peppino meccanico senza guru. Col guru era il più forte giocatore di tutti i tempi. Abbiate pazienza. Con Niemann bisogna vedere se riuscirà a continuare a rimanere nella setta e a foraggiare il guru. Magari se vince la causa contro Carsten e Nakamura e chess.com, Nakamura potrebbe riempire di soldi guru PayPal e diventare poi così il giocatore più forte della storia degli scacchi. Ma se non riesce nell'intento e non riuscisse a pagare il cedolino, signore, il cedolino alla donazione al guru, potrebbe perdere i poteri. Un'altra cosa, a volte non basta avere i poteri, perché se non ti alleni nella meditazione, come dice John Gracie, chiaramente poi alla fine i risultati non vengono. Perché Niemann ogni tanto gioca delle partite orribili, no? Anche in questo torneo, due patte e una sconfitta con giocatori magari non di primissimo piano. Perché? Perché tenere la concentrazione per tornei e tornei, per partite in partite, è difficilissimo. Lo stesso Griffey aveva dei cali mostruosi in alcuni tornei, ok? Perché tenere la comunicazione con Guru PayPal vi brucia i neuroni. Alla fine è un po' come tenere sempre acceso il condizionatore. Dopo un po' salta tutto per aria il contatore, signore. Vi salta il contatore del cervello con Guru PayPal. Avete capito? Se no sarebbe facile. Fai un po' di meditazione qua e là e poi non la fai più. Boh, una volta che impari, impari. Non è così, non funziona così. Ogni partita, per entrare in collegamento col guru, ci vuole una concentrazione spaventosa e il cervello rischia di andare in tilt. Ok? Poi, giocare con i poteri del guru, secondo me, duri al massimo una 7-8 anni come scacchista. Infatti Griffey ha piantato lì, è iniziato con i poteri nel 71 e poi ha piantato lì nel 77 più o meno ad avere i superpoteri, perché rischi proprio la salute, signori. Qui Niemann gioca una mossa, ritira il cavallo, signori. Vuole giocare cavallo F6. Mm.
Manovre interessanti da parte di Niemann. Qui donna C2, batteria. Ecco, quello che volevo dire, i pepino meccanici giocano in tutte le partite all'arma bianca, no, giocano sempre aggressivi, come quasi a compensare la differenza di punteggio Elo. Quello che manca a questi pepino meccanici, signori, cioè scherzosamente pepino meccanici, ci mancherebbe altro, io sono un mega garzone o meccanico, altro che pepino meccanico. Però è per farvi capire, no? Loro, per compensare la differenza di elo, giocano in maniera impulsiva, cioè organizzano degli attacchi interessanti, però manca la profilassi in questi giocatori, mancano i tempi adeguati e la preparazione dei pezzi adeguata. Io qui avrei giocato ad esempio in vista di cavallo E6, bisogna stare attenti. Cavallo E6, torre E5, cavallo D7, e la torre rischia di essere un po' così così. Però cavallo G3 mi stuzzicava, anche se tolgo la ritirata al trone per Ngotti. Vediamo cavallo G3, una mia idea, ma io sono un pepino meccanoide. Cavallo G3 dovrebbe essere brutta, forse proprio perché isola la torre, eh? Però volevo venire in F5. Ok, il motore la sta valutando, non piace tantissimo, però mantiene comunque una partita giocabile. Vedete che il motore prende in considerazione cavallo E6, beh, attaccare il trone per Nigotti. Io avevo preso in considerazione questa, torre 5. Bah, con leggero vantaggio del nero. Però vedete che il motore non sa nemmeno lui. Va su e giù, perché questa è complessa. Questa è complessa. Minaccio cavallo F5, minaccio E4. Magari minaccio anche la batteria. Dopo però. Ok, io avrei preparato l'attacco così e poi magari sicuramente avrei perso, perché io faccio schifo. Tra l'altro ieri ho giocato una partita 10 minuti secchi contro Romualdo Vitale, ho perso per il tempo con un pezzo in più, però ero finito poi in una situazione di trone per Nigotti e cavallo contro trone per Nigotti, che è patto. Chiaramente lui mi ha flaggato. Avevo una partita praticamente vinta, un finale, avevo due pedoni in più oltre al pezzo in più, però nella foga ero rimasto con 18 secondi, lui aveva 45 secondi. Poi lui ha cominciato ad andare a velocità della luce e ho lasciato un po' di pedoni per aria e poi sono finito in una posizione patta e lui però ha continuato giustamente in una blitz. Senza buono, mi flagga persino il Peppino Postino, mi flagga. Ok? Comunque già la seconda partita che perdo con Romualdo, la prima l'ho persa per un blunders dopo aver giocato praticamente come un mostro per 45 mosse, infatti era la posizione da game over. Però adesso non voglio dire che Romualdo è più debole di me, perché io non sono un gamer, io sono un teorico. In apertura poca gente può starmi dietro, ma parlo anche di livelli top, eh. Cioè se io preparo qualcosa, soprattutto posizioni su aperture minori, lo stesso Bifulco si è dovuto quasi preparare su alcune mie novità e le ha evitate tutte perché ha visto il video. Giustamente, certo, mi avrebbe battuto lo stesso per commesso internazionale, però per farvi capire, io non sono un gamer, perché poi a corto di tempo faccio dei blunders assurdi oppure vado in posizione vinta ma mi flaggano. Se notate le mie partite online su Lichess, ad esempio, a 3 più 2, se guardate il grafico, io vado sempre in vantaggio, quasi sempre in vantaggio in apertura. Poi quando vado sotto i 20 secondi sono blunders a raffica, signora. Incredibile. Però io non sono un gamer, quindi io non devo dimostrare di saper giocare da 2005, ok? Quando ero sulla scacchiera
da ragazzo, fino a una decina d'anni fa, ero pericoloso anche per i mestri internazionali. Nei semilampo. Ok? Però adesso praticamente non ho più riflessi, ok? Quindi se dovessi fare un match con Romualdo dovrei quantomeno giocare con la buona. Un 5 più 5, ecco, sarebbe l'ideale. A 10 secchi perdo. Donna C2, secondo me è anticipata. G6. Niman blocca i raggi X, non è matto, c'è il cavallo, però Niman vuole giocare sicuro. Torrone Pernigotti, vedete, raddoppia. Cavallo in E6. Guardate la differenza, il giocatore più forte contro il peppino meccanico cosa fa? Gioca solido, perché sa che prima o poi il peppino meccanico farà delle imprecisioni. Torrone Pernigotti in C3. B5, il piano corretto. Guardate, il peppino meccanico non demorde. Raggi X vuole mettere il cavallo in C3, probabilmente, e attaccare a tutto spiano. Poi qui si rischia anche qualche sacrificio di torrone pernigotti. Torrone pernigotti per pedone per, perché questo è inchiodato, e poi donna per pedone. Attenzione qui. Attenzione qui. Vediamo Niman. Niman gioca donna D7. Raggi X sul torrone Pernigotti. Voglio vedere se adesso funziona torre per G6. Ma torre non la prendo in considerazione. Evidentemente non c'è nulla. Ah, ecco perché non c'è nulla. Perché dopo la presa del pedone, Niman con la donna difende il punto F7, H7, scusate. Ecco perché donna D7, oltre ai raggi X, è una mossa difensiva questa. Perché Niman ha visto il sacrificio, giustamente seguito dal Guo. Volete che non vede i sacrifici? Torrone Pernigotti in H4. Donna in E7, continua a tenere il torrone Pernigotti a raggi X e intanto dà un occhio anche alle case scure sul lato di donna. Devo fare una precisazione. Devo fare una precisazione. Anche Super Speed ha fatto un video su una partita di Niman di questo torneo. Ma io le faccio vedere tutte le vittorie, ok? Non è che co le ho copiato il video. Qui voglio parlare di Niman a 360 gradi. Tutte le sue partite, tutte le sue vittorie a Menorca. Non è che copio la partita che hanno fatto vedere, no. Perché qualcuno potrebbe anche pensare quello. Va bene. Poi chiaramente uno è libero di fare quello che vuole. Non è che. Però vedete che io lo dico, che Super Speed ha fatto un video in cui ha fatto vedere una partita di Niman a Menorca. Quindi non è che l'ho scoperto io il torneo di Menorca, ok? Non è che dico che è in esclusiva Niman a Menorca. Questo non è un video in esclusiva. Quello su John Griffith, il primo, era in esclusiva. Questo non è in esclusiva. Ok? Bene. Io sono una persona. Cerco di essere il più corretto possibile. Torrone Pernigotti in G8. Questa mossa, anche questa difensiva di Niman. Torrone Pernigotti in H6. Insiste il peppino meccanico, insiste. Torrone Pernigotti, adesso io non sto offendendo nessuno, per me peppino meccanici sono giocatori sotto i 2005, 2004, insomma. Peppino meccanici in modo simpatico per dire che non saranno mai top. Torrone Pernigotti in fianchetto, signore, nello sgabuzzino alla John Griffith, Torrone Pernigotti negli sgabuzzini. Quando vedete un giocatore mettere i torroni Pernigotti in fianchetto, non dovete pensare che sia veramente un novizio alle prime armi che non sa muovere i pezzi, ok? Vuol dire che questo re è sotto l'influsso di Guru Pripal, signori, è un allievo anche lui di John Griffith. Torroni Pernigotti negli sgabuzzini, F4, signori. Guardate l'idea di questo peppino meccanico, idea di fare anche F5,
Però vedete il motore? Il bianco sembra avere tutto questo attacco sul re. Guardate un po', 1, 2, 3, 4, 5 pezzi, tutti rivolti verso l'arrocco di Niman. E uno può dire cavolo, uno può dire cavolo. E invece Niman ha il rettangolo per arrocco ben difeso dal cavallo e anche il rettangolo dell'arrocco ben difeso dal re e pedoni e torrone Pernigotti. Un bunker, signore. E qui Niman si lancia addirittura, si lancia ad attaccare il torrone Pernigotti. E qua c'è iniziativa, c'è controgioco. Anche se non è semplice, comunque realizzare. Sposta il torrone Pernigotti, F5, F5 è fondamentale per bloccare per sempre questa batteria. Due cavalli contro cavallo e vescovo sono più forti in una struttura bloccata di pedoni. Quando ci sono tante catene di pedoni legate una con l'altra, avere due cavalli è meglio. Donna, no, perché poi tanti magari rimangono con la coppia di vescovi in questa posizione. Dice, ma io ho perso, avevo la coppia dei vescovi, ma com'è possibile? È possibile, perché la coppia di vescovi non è che insomma è scritto, non è scolpito nelle tavole dei 10 comandamenti, insomma, tenere sempre la coppia di vescovi di continuo. E qui cavallo per F4, sacrificio di pezzo di Niman, che improvvisamente tira fuori dal cilindro la mossa alla John Griffith, la migliore del matore, e la gioca cavallo per F4. Ora, che succede se si prende? Cambio delle donne, questo l'ho visto, prende di cavallo, questo l'ho visto, scacco in F2, parte il torroncino Pernigotti. Signori, veramente questa donna messa a raggi X, una porcheria, immonda. Presa, e questa qui è già da game over, signori. Ma il Peppino Meccanico non si arrende. Gli dice, io vengo in un finale col due pezzi di giri contro Torrone Pernigotti. Presa. B4. Era meglio far giocare il torrone Pernigotti immediatamente, guadagnare un tempo sul cavallo e poi magari mettere il torrone in C8, giocare B4, C3, farsi il pedone passato, perché l'unica arma che può avere la coppia di torrone Pernigotti, ovvero il torrone Pernigotti da solo contro i due pezzi leggeri, è avere un pedone passato che lo aiuta, altrimenti due pezzi leggeri sono più forti del torrone Pernigotti. È quello che deve aver pensato Peppino Meccanico. Re G3, torrone Pernigotti finalmente in E7, difende il cavallo, vedete che era più forte giocata prima, perché adesso ha avuto il tempo di avvicinare il re. Comunque sempre game over questo. A5, avanti, deve usare questa maggioranza di pedoni per farsi il pedone passato. H4, l'alfa 0, il Peppino Meccanico vuole spaventare. Raddoppio i torroni Pernigotti di Niman, cavallo in G3. A4, ora non potete cincischiare troppo, perché anche il bianco può avere le sue briscole, cioè se vi apre un po' la posizione comunque avete tre pezzi che vi attaccano al re, quindi bisogna velocizzare. Infatti gioca H5 per spaccare l'arrocco e qui avanti, si è fatto il pedone passato. Se il bianco prende, abbiamo un pedone passato, presa. E poi il pedone passato. Se prende di qui, presa, il re comunque può scappare in G7, non ci dovrebbero essere problemi. Infatti presa, pedone passato, è comparso il pedone passato. Presa, scacco, il re non va in G7. Perché non va in G7? Il motore dice che è leggermente migliore in G8, quindi secondo me Guru Pippalli ha detto giocalo in G8 e lui lo gioca in G8. Vescovo C2, torrone Pernigotti, eccolo qua.
L'idea del trono pernicotti non è tanto sfruttare la colonna aperta, ma questo traversino debole. Ok? Bene. Sposta il vescovo. Scacco. Sposta il re. Altro pedone passato. Adesso sono due pedoni passati qui. E Peppino Meccanico continua. Dice io, però ti prendo questo con scacco, poi ti prendo questo. Che fai, Niman? Che fai, Niman? Niente. Difende uno dei pedoni, tanto questo non poteva difenderlo, anche se prende con scacco, questo è difeso e questo è passato. Scacco sale su come caffè al mattino, va a bloccare uno dei due pedoni passati, spinge lo pedoncino, prova a tornare indietro col cavallo qui aguado, ando guado vai col cavallo. Niman difende l'altro pedone passato perché svincolare questo torrone pernigotti, spingere questo, questa, questa e poi torrone pernigotti qua. Non dovrebbe essere difficile. Però adesso ti attacca il torrone pernigotti, che si fa? Questa presa, presa, questa. Però Niman prima inchioda il cavallo, più brutale ancora. Questa che avrei giocato io. Attenzione, può prendere di vescovo però. Ah, non funziona questa. Perché prende di vescovo, non di cavallo. Vi faccio vedere. Questa. E guardate che il motore dice che funziona uguale. Vescovo per. Comunque, torrone pernigotti in A3. Chiudo il cavallo. D5. Questo non si può mai giocare. Torre C2. Minaccia il vescovo per questo inchiodato. Okay. E comunque game over. Anche la mia idea è game over, però mi sarei spaventato dalla presa di vescovo. Cioè avrei giocato e poi avrei detto cavolo il vescovo, però lui inchioda il cavallo, presa del pedone e qui parte anche il vescovo. Ma no, ancora più cattivo, non cattura il vescovo. Si poteva fare benissimo, ma Niman è cattivissimo, vuole anche mangiarsi tutto, anche il cavallo. Sacrificio qui, cioè, prende il pedone, non è un sacrificio. Presa, qualità in più. Scacco, 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 scacco. E adesso parte, cambia il turno per negozio, rimane con la qualità in più. Ah no, non gioca così, perché? Ah no, adesso il turno qui è in presa. Ah, è difeso il turno per negozio, giusto. E l'idea, se questo fosse stato difeso, era di dare scacco, prendere il trono per Nigotti, presa di vescovo e si vince il finale. Però questo qui è in presa, pulito. Bisogna spostarlo. E infatti lo sposta. Scacco, sale su come caffè al mattino. Minaccia di dare a scacco matto. Vedete, il peppino meccanico non si arrende. Niman prende con scacco. Scacco. Sale su come caffè al mattino, ora il matto non c'è più. E il peppino meccanico ha abbandonato. Una bella partita tecnica di Niman questa, eh. Molto tecnica, difensiva, manovrata, puntato dritto sulle piccole debolezze, sulle imprecisioni, una partita ciclopica. Volevo vedere se c'era l'analisi del motore. No, non c'è. Analisi quella con il grafico. Vabbè, andiamo a vedere la seconda partita. Bene, signore, nella seconda partita Niman affronta il maestro internazionale Payaken, Payaken, che Payaken Jacob Leon, Payaken. Questa credo sia stata la partita che ha fatto vedere Super Speed. D4, cavallo F6, C4, E6, cavallo F3, Niman evita la Nimes indiana, A6. Queste sono mosse nuove, le mosse da motore, signori, le mosse per mandare fuori preparazione agli avversari, ok? A6 è una rarità.
però bisogna stare anche sempre all'occhio. Qui vescovo di 5 di Niman, H6, interroga il vescovo, presa, perché da via a coppia dei vescovi? Per rovinare la struttura pedonale, ovviamente. Questo avviene anche nell'apertura Trompolsky. Si dà la coppia dei vescovi per rovinare la struttura, ok? Era anche possibile giocare vescovo H4, poi vescovo in G3, dopo G5, ok? Un altro tipo di partita. Presa. Ah, non, è giusto, qui non si può. Si può anche non farsi doppiare i pedoni, perché uno prende di donna, effettivamente. Ma allora poi perché ha dato la coppia dei vescovi? Non lo so. Ah, forse per togliere il controllo da E4, sì, ma sono mega sottigliezze. Non lo so, io non l'avrei data. Comunque, presa presa, cavallo C3, vescovo in B4. Donna B3 attacca il vescovo, vuole riprendersi la coppia. E qui, ad esempio, togliere nuovo il vescovo in E7 è brutta. Perché questa donna incastrata qui col vescovo sulle case scure, non lo so, sono posizioni che conosco poco in questo ordine di mosse. Cioè, qui Niman voleva riprendersi la coppia di vescovi facendo catturare il cavallo, signore. Cavallo C6, difende il vescovo. E3, difende il pedone. Spinge in D6, ecco, questo è tipico di quello che vi avevo detto prima, sistema svizzero, col cavallo in C6, l'idea del nero è quella di giocare E5, dopo la rocco corto, vescovo D3, fa E5 subito, io prima di fare E5 generalmente a rocco corto, per non trovarmi delle sorprese spiacevoli, signori. Comunque, il suo avversario qui, anche il motore dice che è valida, certo è valida E5 subito. Io non ho detto che E5 fa schifo a rocco corto, non è quello il punto. Io preferisco arroccare, è simile, no, l'idea, però io preferisco arroccare prima. E5, D5. Ora, qual è la differenza col sistema svizzero? Nel sistema svizzero generalmente questi due pedoni sono doppiati perché il pedone B è sulla C, e allora hai questo vantaggio di avere il target del pedone in C4 col vescovo che dopo B6, ecco, vedete che A6 non c'entra nulla con questa posizione, e questo al limite doveva essere in A5 o in A7, perché il vescovo di solito va in A6, il cavallo può fare il giro con A5 oppure può fare quest'altro giro qua e attaccare C4, però il pedone non è doppiato, attenzione. Comunque, partita ancora giocabile, adesso deve dar via la coppia dei vescovi, non può salvare il cavallo, se no perde il vescovo che è il difensore, prende di donna e comunque il bianco non ha la doppiatura. Cavallo E7, cavallo in D2, Niman sta diventando un giocatore sempre più posizionale. Però, perché bisogna ricordare una cosa, John Griffey, quando è tornato a giocare a scacchi negli anni 90, era tornato un altro giocatore, non giocava più quelle proprio demolizioni dalla siciliana, no, tutte quelle E4, mosse da sgabuzzino, non le giocava più, giocava l'inglese, giocava schemi più chiusi, e per quello Niman, quando è andato da Griffey, ha imparato dal John Griffey posizionale, quello che ormai non giocava più con i poteri del guru. Ma Niman era anche lui un adepto, quindi svilupperà anche lui i poteri, perché poi da Griffey ha sviluppato anche un po' di meditazione e tutto quanto, prima del tegolino al carbonchio, ok, ha imparato qualcosa da John Griffey. Però Niman ricorda che John Griffey gli aveva detto anche che
non aveva un grandissimo talento, non vedeva un grande talento in Neiman Griffith. Lo vedeva come un ragazzo pieno di energia che voleva migliorare, che voleva arrivare, quindi grande forza di volontà. Però secondo Griffith non aveva tutto questo talento. E questo poteva anche essere stata, a maggior ragione, la miccia che ha detonato poi col tegolino. Non perché Neiman aveva una missione inconscia, ok? Non sapeva che il tegolino era il carbonio. Però poi una volta che Neiman lo ha accusato così, ha saputo che Neiman è stato male, da un certo punto di vista, che Griffith era stato male, Neiman non ha... Cioè, è come dire, mi hai detto che ero... non ero portato per gli scacchi, mi dispiace che sei morto, però, che ti devo dire? Che ti devo dire? Bisco F5. E 4 chiude, giusto? G3, Neiman sta preparando F4, G5 per non far fare F4, Neiman torna indietro col vescovo, mosse di manovra, cavallo in G6, sì, ci può anche stare, C5, Neiman gioca sul lato di donna, ovviamente, perché il centro è bloccato, non è fissato. È bloccato, due cose diverse, non confondete centro fissato con centro bloccato. Questo è un centro bloccato, quindi che succede? Che un giocatore attacca su un'ala e l'altro attacca sull'altra. Chi è più veloce vince. Neiman sembra essere più veloce qua. Arrocco corto, torna per Pernigotti in C8. B4 avanti con Tibadilanti, prova a cambiare pezzi il nero. Cavallo C4, via il cavallo, presa di donna. Ora, come abbiamo visto anche dalle partite del mondiale, donna e cavallo giocano meglio di donna e vescovo con le strutture bloccate. Allora, perché il motore dà questo più 1,20? Ve lo dico io, perché al motore piace il vantaggio di spazio. Il bianco vantaggio di spazio, quindi ha più mobilità di pezzi. Io non sarei così catastrofico nel giudizio della posizione. Il nero, secondo me, ha le sue briscole difensive. C6. C6 è la migliore del motore, però sono quelle mosse che io non riesco a fare a cuor leggero. Per indebolire questo pedone qua. Alternativa, cosa avrei potuto giocare qui però? Donna E7. Ecco, donna E7. Però è brutta, perché è così brutta? Vescovo G4. Forse i torni Pernigotti del nero non hanno uno scopo, quello è il problema. A lunga venivo soffocato forse. Ok, C6. Torno Pernigotti. Cavallo E7. Presa. Presa i torni Pernigotti. Presa. 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 E qui la struttura pedonale è simmetrica, 2 contro 2 sul lato di donna e 4 contro 4 sul lato di re. Scacchina, non ti addormentare, che poi arriverà il gran finale. Stai sveglio. Su, dovete sapere che Scacchina, a volte, siccome lui vive nel water, quando insomma, le esalazioni salgono un po', così lui non riesce a prendere sonno. Allora, capite un po' che non è facile per Scacchina dormire. Ora, qua, debolezza in F7, sfruttabile col vescovo. Comunque è davvero un micro vantaggio, è un micro vantaggio. E Neiman è la gioca, la migliore del motore, signore.
Donna F6, prova a difendere. Però vedete che forse qui questo trone per negozio è un po' passivo, questo traversino è debole. Adesso non è più una struttura bloccata, è una struttura fissata. Il centro si è un po' aperto da questo lato, quindi vescovo e donna potrebbero giocare meglio, e soprattutto trone per negozi. Forse se si riuscissero a cambiare questi due troni per negozi, il nero potrebbe avere una speranza di pattare la partita. Attacca la donna, Niman la sposta, trone per negozi sul traversino, anche Niman. Idea secondo me di giocare torre F3 per sberluccarsi poi F7. Attenzione qua. Cavallo G6 impedisce la manovra. Torre F3. Adesso il cavallo difende. Raddoppio. Vescovo per. Donna per. E qui Niman ha un leggero vantaggio, però veramente microscopico. Donna D5. Scacco. Sai su come caffè al mattino. Cambiare le donne. Presa, presa. Ora. Il nero perde un pedone. Dicono che tutti i finali torni per negozi sono patti, però allora, qui ne attacca ben tre pedoni. E il nero al massimo può rifarsi su questo o su questo. Questi partono tutti come birilli. Però bisogna essere precisi. Torre F6 la gioca. Ok, torna in difesa. Perde solo questo pedone. Adesso bisogna stare attenti a questo pedone. Re G7 per non farsi dare lo scacco. Sale su come caffè al mattino, infatti, attacca ancora il pedone, sale su come caffè al mattino, G4, fissa il trone per negozi, adesso qua il nero pensa di recuperare materiale, ovviamente. G4 ha migliore del motore, Niman gioca i finali in maniera spaventevole, perché ha visto questi deboli, vuole farsi mangiare il pedone H e poi sberluccarsi tutti questi. Però anche questi sono deboli, è facile confondersi. Presa, presa, attacca il trone per negozi, spinge lo pedoncino, prende il pedone blunders. Non bisognava prendere il pedone. Incredibile. Bisognava tagliare fuori il re per non farlo salire a mangiarsi questo pedone. E questa era una mossa da Carlsen. E infatti il suo avversario non è Carlsen, si sberlucca il pedone come tutti gli esseri umanoidi, spinge con scacco, allontana il re, sale su come caffè al mattino, attacca il pedone, chi se ne frega. Niman qui finisce in un finale 2 contro 2, ma coi pedoni avanzati è il re che può appoggiare. Non è ancora facile vincere perché? Perché il re non è così sicuro, no? Il trone per negozi può dare degli scacchi. Okay, il motore dice che è game over, ma nella pratica, se si sbaglia a spingere il pedone sbagliato, non si vince più. Scacco, sposta il re. Ora ci sono questi pedoni deboli. Scacco, sai su come caffè al mattino. Scacco, ecco qui blunders di Niman, perché non è andato ad esempio qui in E5, ad esempio è sbagliata. No. Riesce ad andare qua. Questa non va tanto bene. Il problema adesso è che minaccia scacco e prende il pedone. Ora, qui uno potrebbe pensare di spingere il pedone, soprattutto B5. Il problema è che se non dà lo scacco, il trone per negozi può andare su questo traversino. Attenzione qua, bisogna giocare B6. Ma B6 non è umana, non è umana. B6, vediamola, B6. Torrone per negozi ad attaccare tutti i pedoni, parte questo.
E poi parte anche dai scacco, va bene, copri. E che si fa adesso? Si berlucca il pedone, ma questo cade. Questa è patta. Questa è patta. E quindi bisogna stare attenti. B6 per una mossa disumanoide. Ma la giocherà il nero. No, gioca B5 e perde. Qui però Niman non vede torrone pernigotti. No, qui questo pedone è da difendere però. Il pedone è da difendere. È complesso ancora come finale. Torre C5. Ecco, torre C5 minaccia scacco, minaccia il pedone. E non si riescono a difendersi i pedoni, c'è poco da fare. Però Niman sta cincischiando. Incredibile. Finalmente riesce a dare scacco. Scacco. Forse Niman non sa vincere il finale, beh, forse adesso lo vince. Scacco. Scacco. Sai su come caffè al mattino. Si avvicina. Manovre. E adesso il re si rifugia in F6. Minaccia di dare matto. Si difende col torrone pernigotti. Adesso l'idea è questa. Game over. Il nero ha abbandonato. Altro bel finale di Niman che ad un certo punto ha cincischiato perché evidentemente la concentrazione non era al top, nel senso. Gruppo impari riesce a darti le mosse grazie alla meditazione, ma se c'è qualcosa che distrae la comunicazione, qualche interferenza, rischi di poi di confonderti. E quindi non è così semplice nemmeno col guru. Bisogna essere predisposti per poter giocare da guru, con il guru, per il guru, soprattutto per il guru e per la pecunia. Andiamo a vedere la terza partita, signori. Bene, signori, allora Niman ha vinto al primo turno, al secondo turno, al terzo turno ha pattato, al quarto turno ha vinto, ma qui sul chess le partite, non tutte le partite sono state registrate, nel senso arrivano fino a un certo punto, poi non continuano più, quindi no, il quarto turno lo dobbiamo saltare. Il quinto turno perderà contro il gioiello indiano Pranev, 16 anni, 2000, quasi 2006, molto forte questo Pranev che è arrivato così d'amblé, ogni tanto sbuca un nuovo indiano. Bene, signori, questa invece è partita di Niman contro Solovchenko. Invertiamo solo la scacchiera. E gioca col nero Niman. Solovchenko è un giocatore che spesso e volentieri lo vediamo in Italia negli Open, un giocatore preparatissimo a livello teorico. Io una volta ero a Borgo San Dalmazzo e parlo del che anno è, 2011-2012, non mi ricordo bene. Stavo passando, cioè non stavo giocando, diciamo era finito il turno, faccio una passeggiata, vado a prendermi un caffè, vedo un tizio, c'è un tizio, sapevo che era Soldicenco, però subito pensavo fosse un tizio, poi ho visto che era lui, ho detto col computer staranno giocando online, c'erano due o tre persone di fianco a lui,
magari fa qualche partita online, magari mi guardo la partita online con loro, vado per vedere la partita. E questo qua mi fa un gesto con la mano come per dire vai via, no? Detto, ma che chiedo scusa, ho detto abbia pazienza, pensavo stesse giocando partita. E lui mi fa no game, no game analysis. Lui stava analizzando una posizione, probabilmente qualche linea di apertura, e non voleva che qualcuno vedesse la sua preparazione. Questi sono fatti così. Cioè, e poi quelli che erano intorno a lui probabilmente erano collaboratori, suoi amici. Okay. Anche maestri internazionali, grandi maestri, gente magari non top, diciamo, peppino meccanici così dal 2004-2005. Anzi, sono ancora più severi nella loro preparazione, vogliono che nessuno sbirci, signori, per forza. Lo fanno di lavoro. È chiaro che se qualcuno scopre una loro novità, gli puoi rovinare il turno al torneo, gli rovini il punteggio, insomma. Gli altri si preparano perché oggi è così. C'è niente da fare, oggi è tutta preparazione casalingua. Anche preparazione da bar, ecco, questa era la preparazione da bar di Solovtsenko, perché era nel bar, lì seduto su uno sgabello col portatile. Allora io dico, ma cavolo, ma falle a casa, questo è un semilampo, cosa stai a guardare le tue analisi casalingue? E se sono casalingue, falle a casa. Siamo al bar, io passo, e se vedo che c'è uno lì col computer, se io passeggio, do l'occhio, cade l'occhio, cade l'occhio, poi io sono talmente peppino meccanico, non è che sono l'informatore di Carsen, non è che sono quello che va a fare la spia agli altri. Ma cioè, io Solovtsenko lo conoscevo giusto di faccia, no? E di nome. Manco chi, cioè, alla fine non è che io posso dire ah, adesso andrò a vedere tutti gli avversari di Solovtsenko. Cioè, dovete sapere che questi giocatori vivono nella paranoia più completa. Non vivono come gli esseri umani normali. Questi quando vanno in albergo, il PC lo mettono nel forziere di Fort Knox, non è che lo tengono lì aperto, che magari passa la colf filippina al mattino a fare le pulizie. E lui ha lasciato la posizione con le analisi casalingue della nuova novità sulla Caro-Kann variante di spinta. Ok, e la Filippina gli dà un occhio, mi dice, cavolo, proprio Filippina, i filippini sono tutti i miei avversari negli Open, quella è sicuramente una spia. No, poi se vi beccano in camera a sbirciarne il PC, ma io facevo le pulizie, e lui dice, sì, adesso le pulizie le faccio io, ti faccio volare dalla finestra. Cose del genere, signore, il mondo degli scacchi è un mondo brutale, un mondo senza pietà, dovete saperlo. E4 di Solovtsenko. Niman gioca C5, Solovtsenko io ve lo dico subito, è uno che è preparato in apertura. Uno può dire solo 2480, no, non è quello. C'è gente che a 2400 e prepara Carsen per il mondiale, quindi non è quello. Questo è un mostro davvero. Ho visto le sue analisi in diretta lì del torneo di Menorca, è impressionante quando fa le analisi. Cavolo, ci sei, D4, presa, presa. Variante classica con cavallo F6, vuole forse giocare uno Svechnikov? Vediamo. Perché dopo cavallo C3 E5 rientriamo nello Svechnikov. Cavallo C3, vediamo se Niman gioca lo Svechnikov. No. Niman non è un giocatore da Svechnikov, signori. Niman è un giocatore da siciliana già più classica, ok? Niente Svechnikov. Solovtsenko giocava vescovo G5, la migliore, questa la giocava anche John Griffith, vescovo G5. Attacco Rittershauser. Vescovo D3, generalmente si gioca E6 prima. Presa. Presa. Cavallo F5. Mega preparazione qui. H5 all'alfa 0, signori. Adesso voglio vedere se Solovtsenko è ancora in preparazione casalingua con vescovo B5. E infatti lo è ancora. Questa è tutta preparazione casalingua. Cioè, secondo me, Solovtsenko
era preparato su 4-5 linee differenti, sicuro. Donna C7 è la migliore del motore. Voglio vedere se gioca Donna F3. Se gioca Donna F3 è ancora preparazione casalingua. A seconda, cavallo di 5, ok. Potrebbe ancora essere preparazione, la prima, la seconda. Attacca la donna. Donna torna a casa Alessi. Torna indietro, vuole ripetere le mosse. Allora, molti giocatori pepinomeccanici pensano che Niman bari. Allora, cosa fanno? Magari pregano per fare patta con la ripetizione. Ma Niman, vediamo se vuole ripetere. Niman non vuole ripetere, Niman vuole stritolare solo Bdichenko. Dice: tu che non hai permesso al mio amico di Tana degli Scacchi di guardare sul tuo PC che fa schifo, che tanto le tue novità non servono a niente. Ah, sei un gran teorico, sì, però che te frega di far vedere la posizione a un pepino meccanico? Non si fa così. Tanto non serve a niente la tua preparazione contro Guru PayPal. Presa la migliore. Presa di vescovo. Donna di 3. Qui siamo ancora in preparazione casalinga, signori. E6. Tutte le migliori del motore. Cavallo di 4. Impressionante. Vescovo di 7. F4. La migliore del motore, signori. Ma questo non bara. Questo è proprio preparato come un pazzo. Passa tutto il giorno. Questo persino quando va in bagno a farsi il bidet, ha il PC con le novità teoriche, tutto quanto, le preparazioni casalingue, signori. Questa gente non mette su famiglia perché, mentre gli altri mangiano con il brodino Brodomski sul tavolo, lui sul tavolo c'ha il brodino, sì, ma sopra il monitor del PC, sul PC. Tipo che se starnuta rovina tutto il database, signore. Donna in C7, a minestra sul monitor, signori. Solo su questo canale mi raccomando like e iscrizione. F5, scusate, ho perso un attimo il filo, ma qui forse cominciamo già ad andare fuori preparazione. A Rocco Lungo era nettamente migliore. F5. A Rocco Lungo di Niman, a Rocco Lungo. La mossa ai top GM, spostare dopo la Rocco Lungo, mettere re in B8 o in B1. Adesso solo Dicenco, vediamo. Non so perché, ma ho la sensazione che giocherà re B1. Non so perché. Invece no, attenzione. Invece no, gioca torrone per Migotti. Vuole vincere. Vescovo in F6. Nero sembra passivo, effettivamente lo è. Torre F3 preparare al doppio. Vescovo. Niman perde solo dei tempi. Sta aspettando il blunders. Ecco qua la prima imprecisione. Mette il torno per negozio sulla colonna aperta. Però non è semplice andare avanti qua. Il bianco non può permettersi di aprire il gioco perché comincerebbero a giocare i vescovi di Niman. E allora che si fa? Si giocano tutte manovre d'attesa. Che si fa qua? Io che farei qui in questa posizione? Bella domanda. Probabilmente anch'io farei qualche blunders. La prima cosa che farei è togliere la donna dai raggi X. E dove metterla? Io avrei giocato donna a occhio, così in un semilampo avrei giocato donna E3. Intanto tolgo donna dai raggi X, poi si vedrà. E poi si vedrà. Vabbè, ma qui solo Dicenco tiene la donna a raggi X e gioca il trone per Nigatti. Niman gioca H4, interrogazione del trone per Nigotti, altra imprecisione. Pensa di stare bene qui. Soldichenko, ma qui Niman sta per aprire il gioco, attenzione. Guardate Soldichenko, adesso ha messo anche il trone per Nigotti a raggi X. Cioè questo vi fa capire che
che appena escono dalla preparazione casalinga, questi muovono i pezzi in maniera un pochino, secondo me, antistrategica, non lo so. Soldicenko, passi tutto il giorno col monitors lì, col cane di Carson, che adesso abbaia pure il cane di Carson, signori. Incredibile. Abbaia perché non può vedere queste mosse. Cioè, sta tutto il giorno lì, anche di notte, no? Quando va a dormire. Lui praticamente che cosa fa? Appiccica il monitor del PC al soffitto e continua a guardare le novità teoriche. Però appena si entra nel centro partita, guardate che porcherie. Queste sono porcherie strategiche. Non guardate, il motore dice gioco ancora, insomma, partita giocabile. Però è già game over strategicamente. Questo RGX, questa RGX. Coppia di vescovi, se Niman apre il gioco, Solovtsenko può anche dire addio a tutte le sue preparazioni casalinghe. Può anche veramente regalare il PC alla filippina dell'albergo, signore. Però Niman sbaglia. E anche Niman. Ok, Niman forse non ha voluto esagerare. Altra mossa d'attesa, forse vuole dare uno scacchetto, riattivare questo vescovo un po' brutto. Qui sto dicendo altro blunders, cioè mini blunder, di mini blunders. Perché non si accorge ancora una volta che questi due pezzi fanno schifo. Non sono attaccati, fanno schifo. D5 la fai, Niman? La gioca, D5. D5. Ora, che succede adesso? Se si prende lo pedoncino? Questa è la domanda da farsi. Cade questo pedoncino, attacca il torre per Migotti. E adesso qua è vero che questi fanno schifo. Però, è facile poi spingere, aprire anche questo vescovo. Questo qui sembra forte, ma in realtà è un po' deboluccio. Vediamo. Partita complicata adesso. Soldicenco qui. No, aspetta. Sì, ha preso il pedone. Scusate. Scusa, scacchina. Non volevo starnutire. Scacchina, dovete sapere che anche se vive nel water e non ha una condizione, diciamo, igienico-sanitaria ideale, è un po' così ipocondriaco, ha paura degli starnuti, di prendersi delle malattie, avete capito? Vive nel cesso e ha paura di prendersi le malattie. Scacchina, ma che cosa sei? Dovete sapere che Scacchina è l'istruttore, il trainer di un GM e chi sa sa e chi non sa non sa lo scopriremo soltanto questo è il turno 6, al turno 8 lo scopriremo. Qui partono pedoni a raffica, però Niman continua a tallonare il cavallo. E qui altra imprecisione, vedete? Altra imprecisione. Qua partono i pedoni come birilli. Parte questo, qui è un problema. Sono dei problemi. I raggi X di questo cavallo. Ok, non è semplice. Chiaramente io perderei con entrambi i colori, però è qui la gioca Niman. Soldicenko, altro, guardate quanti, da appena uscito dalla preparazione casalinga, quanti blunders e imprecisioni ha giocato Soldicenko. Nemmeno io Blitz ne faccio tanti così. È pazzesco. Qui bisogna giocare, cambiare quel cavallo. Perché cade anche il pedone, dovrebbe cadere anche il pedone in G2? Vediamo. Allora, prende subito il pedone in G2. Però il cavallo adesso si potrebbe togliere. Anche di qua. Prende anche il pedone. Attacca la donna. Doveva prima togliere di mezzo il cavallo Niman. Anche Niman impreciso. Infatti, Soldicenko non se lo fa dire due volte. Niman, altri raggi X sul torrone per Nigotti. Attacca il cavallo con due pezzi. Insomma. Spostiamo
Sposta il cavallo di nuovo qui sul D5. Adesso il cavallo non va cambiato perché prenderebbe col trone pernicotto, attaccherebbe la donna, attaccherebbe pedone, guadagnerebbe soltanto dei tempi. Ah, però non si può neanche prendere il trone pernicotto. Prende di donna e semplifica. Giusto, trone pernicotto inchiodato, signora. Niman qui aggiusta il trone pernicotto sulla colonna aperta e qui altro blunders. Blunders mostruoso. Cavallo in G3. Attacca la torre, però adesso torre pernicotti altri raggi X. Cioè praticamente solo Giuchenko si è fatto mettere raggi X per tutta la partita. E la gioca Niman. Adesso tutti i pezzi inchiodati. Tutti i pezzi inchiodati. Solo Giuchenko difende il cavallo. Adesso due cavalli che si difendono uno con l'altro. Sembrerebbe tutto a posto. E invece non è così. Perché qui adesso arriva il torrone pernicotti per D5, questa è tattica. Di torrone non può prendere, di cavallo non può prendere, può prendere di donna. Torre per, donna per. E parte il cavallo. Ha perso un pezzo, ha perso un pezzo, solo D5. Ma torna lì, ma io non lo so, tutta questa preparazione a cosa serve se poi giochi a scacchi così? Preso, preso, cade il pezzo. Infatti Niman se lo sberlucca, sposta il re. Vescovo di 6 attacca il trone pernicotti, sposta il trone pernicotti, spinge lo pedoncino, attacca la donna. Qui abbiamo due vescovi per il trone pernicotti, mostruoso. Niman vuol cambiare le donne e Sol di Cenco cambia le donne pensando di riuscire a tenere quei due troni pernicotti, ma secondo me qua siamo game over. Spinge, inchioda il vescovo, sale su come caffè al mattino, attacca il pedone, lo difende Niman, cerca di centralizzare il re. Però qui, secondo me, insomma, questi due pedoni sono mostruosi. E io addirittura giocherei F5 qua. Cambierei anche il... No, non posso, cavolo. Perché parte il pedone. Se no avrei cambiato il trone pernicotti. Ma non devo trovare il modo di difendere anche qua. Intanto un colpo di vescovo F5. Forse per liberare un po' la spazio. Mettere il vescovo in G6 e limitare il trone pernicotti. Bisogna stare attenti, comunque. Cioè, magari giocare blitz, uno dice sì, spingo, cambio, cambio, poi questo lo perdete. Ma succede a volte. Niman però attacca il trone pernicotti. Vescovo F5, due vescovi mostruosi. Guardate come gioca con i vescovi Niman. Scacco, sposta il re. Sai su come caffè al mattino. Soldicenko prova a togliere casa al re di entrata, però il re può anche sgattaiolare da qui, volendo. E infatti viene su come caffè mattino Niman, signori. Soldicenko prova a farsi il pedone passare, il pedone passa vuole spingere, però i vescovi fanno buona guardia su questo punto. Qui io andrei ancora su come caffè al mattino. E poi spingo il pedone, e poi passo anche di qua, e poi spingo, poi vengo qua, e poi faccio donna. Invece Niman gioca una mossa misteriosa, ok, B6, spinge ancora, viene su come caffè al mattino finalmente, spinge, Soldichenko vuole farsi due pedoni passati, in caso di cattura, però, tutto sommato, ecco qua, la mossa che avrei fatto io, spinge. E qui Soldichenko ha abbandonato, ha detto no, basta, tu sei giochi col guro. Adesso manco questo si può prendere perché lo difende. Che può fare qua? D6 attaccando il trone pernicotti? Ma io qui distinto gioco questa e buonanotte. Mi cambia il trone pernicotti. Adesso porto anche l'altro vescovo a difendere tutte le diagonali. E questo qui vince.
partita sontuosa contro un suo Dicenco che ha giocato bene solo l'apertura e basta. Bene, andiamo a vedere la penultima partita. Andiamo al turno 7, poi ci sarà il turno 8. Il turno 9 ha fatto una rapida patta per chiudere il torneo, diciamo a pari punti col primo. Il torneo lo vincerà Gukesh 7 su 9, Pranev 7 su 9 e Niemann 7 su 9, 6 giocatori a 7 su 9, spareggio tecnico. Gukesh vince per il Buchholz. Vabbè, andiamo a vedere. Bene, signori, settimo turno del torneo di Menarca. Hans Niemann ancora coi pezzi neri. Dovete capire una cosa: Niemann coi pezzi neri ha uno score ancora più tracotante che con il bianco. Col nero è veramente mostruoso, Niemann. Questa volta contro il turco Sanal 2005 e 82. Quindi questo comincia già ad essere un fastidio. Ok? Parlando di gente che sta intorno ai 2006 e 4, e qui Niemann giocherà la siciliana, ovviamente. Infatti, devo dire una cosa: il repertorio di Niemann sembra un pelo limitato per essere un over 2007. Però chi se ne frega, c'è Guo PayPal, può anche giocare sempre le stesse cose. Cavallo F3, cavallo C6. Ah, Rosso Limo, signori, Vescovo B5, Rosso Limo. Io contro Rosso Limo gioco una variante quando gioco la Siciliana. Cavallo in F6, questo è interessantissimo. Attacco subito il pedone, lo interrogo, lo faccio spingere, arrivo, vado in D5, D4, presa, presa. D6, vado a cercare a rompere le scatole. È una variante molto interessante, cavolo F6. Ma lui gioca G6. Solito filone, no? Questa qui è giocata milioni di volte da Carsen. Anch'io l'ho giocata qualche volta, ma non mi piace. Ma alla fine mi trovo un po' così. Gioco tutto su casa scura, sì, ok, però. Arrocco corto, vescovo G7, torrone per Nigotti ne 1. Qui a posto di giocare E5, giocata anche spesso e volentieri da Carsen, e gioca cavallo F6. Spinge lo pedoncino. Ecco, siamo un po' rientrati nella variante che ho detto io, ma io non metto mai vescovo in fianchetto. Generalmente non lo metto in fianchetto, però forse si può anche rientrare in questa linea di cui ho parlato prima. Cavallo C3. Cavallo C7. Cosa sta giocando Niemann? Niemann sta giocando una sorta di inglese a colori invertiti. Spesso anche col bianco c'è questo schema dove il cavallo va in C2 per impedire di far entrare cavalli nelle case, in queste case qui, ok? È molto solido questo cavallo in C7. Diamo il bianco. Il turco, mamma li torchi, signori. Turco non la manda a dire, dà via la coppia dei vescovi. Presa, giustamente prende col pedone lì, così si libera anche lo sportellino per il vescovo. Cavallo 4, la migliore del motore, questa è tutta preparazione casalinga, ovviamente. Preparazione turca. Spinge in B6, deve difendere il pedone. Scacco. Questa è una variante molto interessante. Non è la migliore, però è una variante che si può giocare per sorprendere l'avversario. Sacrificio di pezzo, pseudo sacrificio. Perché non si può prendere. Dopo la presa si prende con scacco, torna per Nigotti e poi si perde il vescovo. Bianco va a stare veramente bene in questa linea. Quindi occhio a tenere il re esposto. Qui uno può dire, ma va bene, ma come faccio ad arroccare che il cavallo è questo, è qui che sta l'escamotage del bianco. Sa che non potete arroccare e vi invoglia a prendere il cavallo. E invece è la migliore, re F8, una sorta poi di arrocco a manovella si potrebbe fare. È così, signori. Questo è quello che vi fanno fare i motori, signori. Re F8. Torna indietro. Perché il compito lo ha eseguito, ha fatto perdere la rocca a Niemann. Vescovo G4, sviluppa un pezzo, inchioda il cavallo. Ora, però, Niemann ha ottenuto un vantaggio: è uno svantaggio che il re non può più arroccare.
ma il vantaggio è che la coppia di vescovi ha gioco abbastanza aperto. Signore. Sposta il cavallo Sanal, cavallo in E6. Guardate, Niman ha già addoppiato la casa forte. E adesso qui ci sono problemi su questo cavallo. Qui ci sono grossi fastidi. Qui ci sono grossi fastidi. H3, ok, bisogna interrogare sto vescovo, praticamente era forzata, altrimenti alla prossima eravamo a cavallo in D4. E qui bisogna togliere il vescovo o cambiare sul cavallo. Però togliere il vescovo non si può perché rischia di essere imbottigliato dopo G4, sia qui che qui. Bisogna dare il vescovo sul cavallo. Presa, presa. Cavallo D4 è possibile, ma Niman gioca la migliore del motore. Donna C7, pressione. E poi giocherà probabilmente il torneo Pernigotti in D. H5, H4. Torneo Pernigotti che può giocare di traversino. Bisogna essere un po' fantasiosi, così proprio da Barba Fantasy questa partita. E qui è Escamotages. Ah, oh, ha messo il pezzo in presa, è turco, non è capace a giocare. Prendo il cavallo, track, perdete il trono per Pernigotti. Occhio a quello che si fa qui. La donna è attaccata giustamente, donna di 7. Qui manovre di cavalli. Donna di 5 propone il cambio delle donne. Perché adesso se il bianco cambia le donne, si sdoppia anche i pedoni. Duo pedonale affiancato, c'è già un vantaggio strutturale, secondo me, del nero. Ma non cambia le donne, Sanal. Sanal non cambia le donne, non credo che Niman cambierà le donne qua. Perché cambiare le donne adesso attivare un torneo per Pernigotti? L'idea era quella di sdoppiarsi, non di cambiare le donne. E infatti gioca H5. Perché lui vuole fare H4 e giocare il torneo Pernigotti. Ok? Piano semplice. E infatti H5 stoppa subito l'idea. G5 la migliore del motore. Ecco, qui la gente comincia a pensare che Niman stia barando. G5 è veramente una mossa destabilizzante. È incredibile. Cioè, modifica tutta la struttura così. Adesso cambia le donne, presa presa, cambia pedone, presa presa. Qua io, ecco, il problema di fare F4 adesso è che concedete questa casa. Poi dopo c'è la spinta e concedete questa casa. Poi si spinge, si assicura il cavallo, ok. Posso giocare prima di 3. D3. Forse. Ma gioca D4 di punteruolo, più pugnace il turco Sanal. Cavallo in E6, la migliore presa, presa di pedoni, duo pedonale affiancato. Niman è impeccabile qui. C4, ora non bisogna prendere assolutamente questo pedone, perché non so, non dovete dire pedone per pedone è uguale, no. Perché cosa fate? Rimanete col pedone isolato, non avete più duo pedonale e attivate il suo cavallo. Qui si spinge e vi fate il pedone passato sostenuto. Prima regola. E infatti, torre E4, attiva il trone Pernigotti. Qui Niman vuole appoggiare il pedone passato, sposta il vescovo. Vescovo, vedete, che non giocava su questa diagonale, vuole cambiarsi su questo vescovo. Semplificazione. Ma Sanal qui, pur di non semplificare, commette un'imprecisione F4, indebolendo un po' di caselle qua. E quindi in torre G8 lo vedrai bene, in torre G8. Ma lui gioca, Niman qui gioca una misteriosa cavallo G7. Forse vuole. Ah, voleva impedire semplicemente. Ma F5 c'era il vescovo in presa. Ok, non voleva farsi distruggere tutta la struttura. Forse la prossima vuole giocare E6 e poi il cavallo in F5. Ok, vuole sistemarsi. Sai su come caffè al mattino il turco?
Io giocherei ESI giusto per solidificare, ma il motore non la prendo in considerazione. Perché è un Bloodlust. Incredibile. Ecco perché. È vero che io mi faccio una casa forte, ma la do anche a lui. E allora bisogna stare più attenti. Niman gioca subito cavallo F5. Torna per Pernigotti sull'H, attacca il pedone, il turco. Signori, il turco attacca, attenzione. E qui Niman lascia perdere il pedone e attiva il torna per Pernigotti. Questa è anche una mossa che non, nessuno avrebbe mai fatto. Io avrei ritirato il vescovo, avrei sbagliato. Ma che roba è questa? Il pedone non si può prendere forse. C'è qualche trucco tattico. O semplicemente il cavallo rimane impreso. Ma che succede a prendere questo benedetto pedone? E6, difendere tutto? E6 è buona per il cavallo G3. Ah, c'è il doppio. Però perdevo questo. Io non vedevo il doppio perché avevo paura di perdere questo vescovo. Ah, c'è il doppio, c'è il doppiazzo. Tatticamente non vedo niente. Torre Pernigotti. Torre B. Spinge, anche qua non va bene. Ma le cose sono partite veramente difficili. Adesso si spinge salvando il pedone in H4. No. Niman fa il rook lift per andare ad attaccare G2. Spinge Sanal perché vuole distruggere un po' la struttura pedonale, impedisce al torna Pernigotti di andare dove deve andare e poi qua se prendete vi distruggete tutta la struttura pedonale, doppiano i pedoni, mostruoso. E Niman prende, ricicla il cavallo Sanal, attacca pedone, difende pedone, H4 finalmente, spinge. Qua che si fa? Torre G4? Torre G4 mi viene subito all'occhio. Invece no, Niman, boh, cincischia col vescovo. Non l'ho capita questo. E qui Blunders, mostruoso. Aveva visto questa casa forte, Sanal, però qua non ci posso credere. Ma come fa a dare un vantaggio così spaventoso? Torre C6. Perché Torre C6 è vincente? Cioè, il nero sta un po' meglio. Cioè, ha il pedone in più in realtà. E sta anche un po' meglio di posizione, ma non da meno 4.4. È difficile. Bisognerebbe fare tutto il conto dell'analisi della posizione, struttura pedonale, sicurezza del re, mobilità dei pezzi. Provate poi voi a fare la casa, tanto sapete come si fa. Se no qui il video dura 50 ore. Torna per negozio in C6, la gioca, migliora del motore, signori. Queste sono le mosse che fanno credere che è Niman Bar. Perché questa non ha un senso. Ma che senso ha? Mette il torna per negozio nello sgabuzzino. Sulla colonna chiusa. Basta, Snoopy. Spinge la pedoncino. Presa. Presa. Sale su come caffè al mattino, non si capisce, veramente Niman sta giocando scacchi, non lo so, da meditazione, da guru, sta giocando da guru, torrone Pernigotti attacca vescovo, Sanal non sa più cosa fare, difende il pezzo, cavallo G3, ma incredibile. Ecco, queste sembrano le partite quando noi giochiamo contro i bot, no? Io ultimamente il capo mi ha detto di allenarmi un po' anche sul suo profilo su chess.com contro i bot da 2002. Tipo ne ho perse 12 e ne ho vinte 4 contro il bot da 2002 giocando a 10 più 5.
Sì, ma il botta 2002 magari ti fa un paio di imprecisioni per far capire che è un 2002, ma tu poi devi stare sul pezzo, è sempre una macchina, signori, tatticamente non sbagliano mai. Cioè, magari ti lasciano, fanno l'imprecisione, però poi, cioè, dopo si riprendono tutti con gli interessi. È battibile, è da uno come me è battibile 2002 il bot. Infatti l'ho battuto 4 volte, 2 volte, 2 volte ho pattato e 12 volte ho perso. E qua Niman è così, è come se Sanal stesse giocando con un bot. Difendete i pezzi e poi più difendete i pezzi e più la posizione tracolla. Si sperlucca lo pedoncino, Sanal, scacco intermedio, preso. E qui Niman toglie il torrone per Nigotti. Di nuovo due pezzi leggeri, qua, che cavolo è un pezzo in meno adesso qua. Ma un pezzo in meno, questo ho ripreso. Ci sto capendo nulla. Ah sì, ha due. Ha una qualità in più, Niman. Basta, il cane di Carsen, basta, sta scendendo le scale. Qui ha abbandonato Sanal. Scacco. Che succede qui? Cavallo F6, mettiamo che prende il pedone, scacco, parte il pezzo. Ok, un'altra partita un po' strana di Niman. Ora andiamo al gran finale, signori. Ottavo turno, la vittoria per cui Scacchina è ospite. Bene, signori, ottavo turno, penultimo turno del torneo di Menorca, l'ultimo non lo andremo a vedere perché era una patta, solo le vittorie di Niman. Contro fan merda, signori, fame per quello che ha fatto Scacchina, Scacchina, Scacchina. Vuoi andare alla telecamera, Scacchina? Andare alla telecamera. Scacchina, vai alla telecamera, mi raccomando. Ciao, sono Scacchina. Ora andremo a vedere il mio allievo. Va merda. Contro Niman. Ecco, io l'avevo preparato bene, va merda, per questo torneo. È stato in testa al torneo per tanti turni. Ecco. Andiamo a vederlo contro Niman. Speriamo che non bari. Ciao, ciao. Ecco qua, hai dimenticato di salutare il pubblico. Ah, è vero, vi devo salutare. Ecco qua, ecco il saluto di Scacchina, perché lui fa così. Non è per fare le pernacchie Scacchina, perché la sua indole è quella. Ok, fa merda, signore, i ritorni fa merda. Avrei voluto fare solo la partita di Niman contro fa merda, però ho detto, ma no, facciamole tutte, facciamo la premiere. È un po' che non faccio la premiere. Qualche giorno, allora. Tanti mi avete chiesto, ma la premiere? Perché qui vogliono tutti le premiere, chiaro, video breve. Ho notato che fa meno visualizzazione della premiere da 2 ore. Perché chiaramente voi siete qui per lo show. E sono contento così, bravi. D4 di Niman, solita apertura di donna, cavallo F6. Stavolta qui fa merda, vuole giocare l'est indiana. Attenzione. 4, est indiana di fa merda, signore, consigliata da Scacchina. Niman cosa gioca? H3 variante Makogonov. E questo l'ho fatto in un mio video, eh? È un'anti-est indiana. L'idea è quella poi di arrivare a giocare il G4 per impedire la tempesta pedunale tipica del nero. Arrocco corto di Scacchina, vescovo in E3, certo G4 magari è un po' prematura. Prima è meglio sviluppare qualche pezzo, facciamo un esempio. Si gioca subito G4 e il nero può controgiocare dall'altro lato. È gioco pari, niente di che. Però il consiglio è sempre quello di sviluppare un po' di pezzi prima. Vescovo E3, E5. Comunque se fa merda, Scacchina ha giocato l'est indiana, vuol dire che tu l'hai preparato bene, signori. Una bella difesa piena di incrostazioni, no? Perché proprio vuole andare a bloccare tutto.
qui ci vuole l'idraulico liquido, quindi Niman col cappellino da idraulico, signori. L'idraulico del guru. Perché dovete sapere che Guru PayPal a un certo punto ha detto: ma che è successo? Non mi funziona più lo scarico del gabinetto. Ma che è successo? È andato a vedere. Che è successo? Successo, oserei dire. È andato a aprire la tela, ha visto tutto intasato. Ma com'è possibile? Io, che sono un guru, non vado mai di corpo, perché io sono un essere spirituale. Bevo solo tè verde e minestrine con riso basmati. Mica vado a gabinetto. Chi ha fatto tutta sta roba? No, non ha fatto niente nessuno. È Scacchina, signori. È Scacchina che è arrivato. Perché Scacchina lui vive nel water di casa mia. Però è collegato con tutti i water di tutto il mondo. Lui, quindi, quando va a farsi una passeggiata, no. Voi dovete tenere presente una cosa. Un essere umano esce di casa a fare la passeggiata. Cosa che io non faccio quasi mai, perché non sono un essere umano. Oh, vatti a fare una passeggiata. Vai a farti la passeggiata e esci di là, puoi andare dove vuoi, teoricamente. E anche Scacchina, quando gli dicono: Scacchina, vatti a fare una passeggiata, siccome si vergogna ad andare per la strada, lui va giù dagli scarichi, da casa sua esce, no, chiude giustamente la porta di casa, ovvero lo sportellino del cesso, chiude a chiave, poi va giù e comincia a camminare per le fognature, e poi da lì può risalire in qualsiasi. Va a trovare i suoi amici scacchine nelle case degli altri, no? Va su, va su. Può succedere che fanno un party di scacchine in un gabinetto random e magari c'è troppa gente, ci sono troppi ospiti, e allora si intasa tutto e dovete chiamare l'idraulico. È successo anche a casa di Guru PayPal. E Guru PayPal ha detto: che succede qua? Ci vuole l'idraulico. Ha telefonato a Niman, ha detto: Niman, qui secondo me, qui sento puzza di scacchina. E Niman dice: beh, per forza, c'è l'intasa, c'è tutto intasato. No, sento puzza di scacchina, lo scacchista. Signori, e allora fa merda. Cioè, potrebbe essere lui. Niman dice: ah, allora ho capito, e fa merda. Arrivo io a stagnare tutto, signori. Fa lo stagnaro, Peppino Stagnaro, signori. Niman, qui fa merda, subito va di incrostazione. Cavallo in F3, cavallo A6. Attenzione, cavallo dissenterico di fan merda, signore. Attenzione, cavallo dissenterico. Vescovo E2 va di sviluppo, con calma. Prima organizziamo bene gli attrezzi. Vedete, questi qui non sono due vescovi. Sono due Stura Lavandini, signori. Coppia di Stura Lavandini. Stura Cess, signori. Stura Gabinetti. Potrebbero anche essere degli spazzolini, signori. Spazzolini lì del gabinetto. Presa. Presa. C5, la migliore del motore. Adesso va subito a pulire le incrostazioni, signori. Guardate Niman, bestiale. Questa è la parte più bestiale. Era lo scontro diretto tra due elementi. Uno un elemento spirituale, l'altro un elemento biologico, signori. Chi vincerà? F5. Comunque non è per offendere nessuno. Si sta facendo parodie, ironie, parodie, signori, con Scacchina. Chi si offende non conosce l'ironia. Chi si offende non dovrebbe mai guardare un programma televisivo con Crozza, ad esempio. Presa. E uno può dire: tu non sei Crozza, per forza, i capelli ce li ho ancora. Donna B3 scacco, copre di incrostazione, perché vedete che qui è arrivato proprio con la pompa idrovora, no, quella del camion dello spurgo Pozzi Neri, signori. E qui ce ne mette un altro, visto l'incrostazione grossa, qui proprio col camioncino. Andiamo col camioncino pieno di spatole. Andiamo giù di spatola. Qui vedete. Niman sta proprio monitorando tutte le incrostazioni del gabinetto di Guru PayPal, signori. Donna B3
Fa merda, aggiungo incrostazioni su incrostazioni, signore. Qui manco Ani Travici, signore, si potrebbe avvicinare. Signore, solo su questo canale like e iscrizioni. A Rocco Corto di Niman mette al sicuro qui l'impresa, il proprietario, no? Il principale dell'impresa Spurgo Pozzi Neri. F4, un'altra incrostazione ad andare qui subito a disturbare qua gli sturaccessi, quella coppia degli sturaccessi. Poi uno può dire, oh, dici sei volgare, dici cesso, ma cesso in latino, signora, parola cesso, guardate sul vocabolario, cesso, una parola più che legittima. Torrone Pernigotti. Anzi, cagone Pernigotti, che torrone Pernigotti, stiamo parlando di fa merda, signora. Cagone Pernigotti, ne donna, che poi se ne sentono talmente tutti i colori, anche le bestemmie, gli streamer che bestemmiano, io non posso dire caghina, cagotto, non posso dire questo, lo dico, sono di Tana degli Scacchi, mica sono. Sono stato addestrato dalle suore orsoline, signore. Cavolo C7 e qui avanti portiamo tutto contro l'incrostazione e qui ne arriva un'altra, attacchiamo subito il camion assediato, il camion quello della pompa idrovora, il camion quello più grosso della ditta e viene subito tallonato, circondato proprio da qualsiasi escremento, veramente una cosa spaventosa. Via subito nel garage perché era troppa, non ce la facevamo. Qui troppa voglia di andare a incrostare la posizione, poi si è visto proprio che è arrivato questo lancio da lontano, no? Qui lo stronzo che vola, signori, no? È un bel lancio dello stronzo. Però qua è proprio una stronzata, invece. Perché qui cavallo C5 risolve un po' la situazione. E la gioca la migliore del motore, signori. Cavallo C5. Come potete vedere, fa merda. Pensa di avere praticamente bello farcito tutto, ma non è così. Sposta la donna. Torre A1, adesso qui dove va? Dove va questo? Dove va? Lo lascia in presa, Blunders. Blunders, cavallo di sentiero, ha detto a me non me ne frega se questa è in presa. Io devo andare a veramente a liberarmi la panza. C'ho la panza, ho mangiato 3 tonnellate di erbette, di fieno, di mangime per cavalli, ho mangiato di tutto e di più. E adesso devo andare, mi dispiace. Ma qui non si deve prendere il vescovo. Cioè, si potrebbe anche prendere. Però a parte questo, bisogna trovare B4 di punteruolo. E la gioca B4 la migliore del motore. Deve difendere il cavallo, ci sta ancora. Presa il cavallo di Senterco, finalmente si è scaricato. Ah, che bello. Presa, attacchiamo la donna. Contrattacca la donna, signore. Qui fa merda. Dice: io voglio la camionetta con la pompa idrovora, la voglio distruggere per sempre. Signori, e niente, la camionetta resiste. Donna B7. E qui una bella spatola ad inchiodare. Tutte le incrostazioni, cagone Pernigotti. A raddoppiare, a difendersi, e qua altro colpo qui veramente incredibile dello sturacessi, la coppia di sturacessi, questo qui va a sturare tutto qua. Gruppo e pal soddisfatto del lavoro di Neyman e qui fa merda, sarà abbandonato perché scusate l'esalazione, perché qua perde tutto. Facciamo un esempio. Questo è perso.
tre attacchi e due difese. 1, 2, 3. 1, 2. Questo inchiodato non si può togliere. Questo inchiodato non si può togliere. Questo è cattivo. Questo fa niente. Lo ha devastato in 27 mosse. Ma fa merda comunque. È un 2006 abbondante. Non è mica una scorreggia. Fa merda, signore. Scacchina. Mi dispiace che il tuo allievo abbia perso. Ma è così. E niente, che c'è da dire qua? È perso in tutte le salse. Qualunque mossa fai. Togliamo la donna e chi se ne frega. Qui prende il pezzo. Pezzo in più, pulito, come, cioè, ha vinto come si vince coi bambini proprio. Proprio gli ha fatto da pannolino, signori, da linea, scacchina, vuoi dire ancora qualcosa? Vai alla telecamera. Purtroppo Niemann è troppo forte per noi scacchine. Adesso sono stanco. Sono stufo di allenare e fa merda. E allora me ne vado a dormire nel water. Mi raccomando, like e iscrizioni, fatelo per scacchina, se no verrò a trovarvi nelle vostre case passando per il water. Ciao ciao. Ok, scacchina va a dormire nel gabinetto, signore, attenzione, perché scacchina potrebbe venirvi a trovare, signore, mi raccomando. Perfetto. Ora, programmazione del canale. Domani non so se farò il video sul mondiale, domani devo passare dal medico per la tiroide, devo vedere cosa succede. Mercoledì però facciamo un po' di esercizi. A te la mossa, facciamo un po' di a te la mossa. Perché qui si batte la fiacca, basta solo, non solo video per ridere, anche esercizi. E poi venerdì il personaggio misterioso, mi è stato ancora chiesto Basman, ma su Basman ne fate di tutti i colori ormai. Personaggi nuovi, sarà l'ora di Doriano Tocchioni, signori, lo psicopatico, il matto di Firenze, signori, il matto della scacchiera. Tocchioni è veramente matto, signori. Il gigachad pazzoide di Firenze, soprannominato il mostro di Firenze della scacchiera. Una cosa bestiale, è partito fuori di testa, signori. Venerdì, mi raccomando, vi voglio tutti. Bene, signori, con questo è proprio tutto. Mi raccomando, like e iscrizioni. Ciao e arrivederci.